Buongiorno amici, eccoci qua, buona domenica. Allora facciamo le bistecchine col prezzemolo, l'aglio e una mezza zuppetta. Allora mettiamo sulla pentolina, la padellina. Allora, come si inizia? Abbiamo tanto sedano fresco qua, pomodori, iniziamo col soffritto. Adesso questa volta non userò cipolle, mettiamo un po' di olio extravergine d'oliva. Allora, dobbiamo tritare per bene il nostro sedano. Un'acqua fresca e una risciacquata. E lo tritiamo fine. Prendo un coltello un po' più grande, qualche posata. Se la trovo, qui sparisce tutto. E vabbè. Tritiamo finalmente. Ecco qui. Io un aggeggio per tritare. Sparisce tutto, ragazzi. Ah, ecco qua. Facciamolo. Sminuzziamolo bene. L'olio si riscalda. Dentro. Opla. Ecco qui, fatto. Fiamma alta, facciamo rosolare. Vediamo i pomodorini. I pomodori. Ecco qui. Ecco, sto iniziando a rosolare il mio sedano e tagliamo i pomodori in due metà. E che li trita bene, ma queste parti oggi non c'è voglia, ragazzi. Schiacchiamo i tennis. Ecco qui, semplice, serve dell'aglio ora. Abbiamo due spicchi d'aglio. Lo spicchi d'aglio, raga. Ecco
tagliamo un po', no, gli mettiamo un camicio, dai, via giù, facciamo lavorare bene, poi qui dobbiamo affettare finalmente la nostra carne. Un minutino, per bene raga, occhio lì, ci serve qualche posata che non riesco a trovare, boh. Finalizzare, così, adesso ci adagiamo i pomodori pian piano così. Ecco qua, hanno sempre cosa di mano, affiliamo un po' il nostro coltello, non avete bisogno. Ecco qui, usando un gocciolino d'acqua, ecco qui, un mezzo bicchiere d'acqua così, e facciamo cuocere. Nel frattempo affettiamo il nostro manzo, togliamo l'eccesso di grasso. Ecco qui. Cotto qua, eliminiamo tutto il grasso, e ne facciamo delle belle fettine. Ecco qua, andiamo proprio il grasso. Hey guys, very basic cooking today, tomatoes, celery, bit of garlic, olive oil, extra virgin olive oil if you can. Remove all the fat from your beef, it's rump steak. Ready to slice it thinly, very, very thinly. Okay. I'm gonna sharp my knife a little bit more.
Basta, vuoi dove sta? Very friendly, yeah? For my kids. Plate. Kids are very picky, guys, don't they? Beautiful beef from Smithfield Market. Go and look for Dave. There we go. Now, as I progress, I put plenty of parsley here, yeah? Okay, guys? Beautiful meat. So tender. There we go. Keep going. It's not easy. Some may be a little bit thicker, but doesn't matter. Ragazzi, affettate sottile il vostro manzo, anche un po' di prezzemolo lì, tanto prezzemolo. Okay, un pochettino di sale. So beautiful. Give up parsley. Wow. Smashing. A little fillet as well. There we go. Nearly there. Another bit of fat. There we go. A bit more salt. Just a sprinkle, yeah? There we go. Clear up now. Look at that beauty. Yeah? It's a beauty.
un'altra B. Quindi kitchen, worktop, there we go. Okay, my sauce is almost ready now. I'm going to add some sun-dried tomatoes here. There we go. I'm gonna add some beautiful tomato sauce. And leave it for about 10 minutes, isn't it? Leave it there, guys. High flame, I'm quicking up things for you. But it's a simple recipe, it's nothing special. Okay, with the sauce we can make some spaghetti as well. Right. 2 minutes break, then I come back.
ragazzi, la salsa va almeno un quarto d'ora, in realtà non da mettere i pelati. E vabbè, ci siamo quasi. Mettiamo mezzo cucchiaino di zucchero per i bambini, più che altro. Ecco, così addolcisce un pochino. Occhio che non si attacchi al fondo. Rimuoviamo l'aglio. Salsetta, si possono schiacciare i pomodori, eh? Io can squash the tomatoes now, it's up to you. Beautiful day today in London, guys. Sunny day. I always go there with my cloth. I keep my kitchen and worktop clean, please. Making some steak, which is a bit of a lot. Adesso aggiungiamo la carne e siamo a cavallo. 5 minuti, non di più. Fuoco lento, lento. Adesso inizia a abbassare il fuoco, quasi al minimo. Splendido, mettiamo la carne. Vino, perché la fiamma è ancora molto alta. Sì. Ecco qua, bellissimo. Andare ancora 5 minuti, fuoco molto basso, un pochino di prezzemolo, lo giro così. Piano piano, un po' di pepe, se lo troviamo, un pochettino per i bimbi, senza esagerare. Ok guys, bit of black pepper there, capistan? Cooking on very low flame now. See?
esaurito. Esaurito. Very, very gently now, smashing. Sauce on top. Okay, guys. Okay, it's cooking nicely. Very low flame. There we go. Wow. Okay, don't overcook the meat, otherwise become chewing gum, yeah? Nearly there. Salatina. Gnocchi. Spostiamo la carne, tagliare, laviamo i nostri ginocchi, la nostra lattuga qua. La tagliamo sottile, bella insalatina, eccola. La carne è quasi pronta. Thank you.
carne praticamente pronta, ragazzi. Vediamo il sottile. Sempre lì col panno, e pulita. Ci siamo, raga. Un po' di condimento qua. Mettiamo anche due pomodori. La lattina. Sale, hey guys, Fennel salad, little salt here, all around, mix it, obviously, beautiful salad. There we go, the meat here. Con i feri la magia del ballo cantato dal signore Santa Luce che ha ritrovato i passi di un frigo, ragazzi, mi è rimasto un pochino. Gracias.
facciamo un assaggino, raga. Ci vuole un pezzo di pane. Allora ragazzi, assaggio un po' di salatina. E assaggiamo questo prelibatezza. Ecco qua, raga. Assaggiamo. Buonissimo. Spegnete la fiamma. Buona, buona, buona. Ciao. Ciao Patri, pizzaiola. Buona, buona, buona. Spettacolo, ragazzi. Thank you.
Bontà, bontà, ragazzi. Really good. Ciao.